mi manifesta la sua sofferenza, ma è bloccato proprio nel problema. Tutti i tentativi che faccio di tirarlo fuori, lui li respinge e dice che non ce la fa. Più o meno è questo. Ok, che cosa fare in questi casi? Uno, ricordiamo sempre. In questo caso, proprio sempre, sì, sempre, che una persona ha il libero arbitrio e che sia consapevole o inconsapevole, a volte c'è una scelta forte quanto la vita di mantenere la propria sofferenza. Quello che Tolle chiama il corpo di dolore, cioè l'insieme delle sofferenze non solo personali, ma addirittura di gruppo, sociali, no? Per alcune persone sono l'unico modo di sentirsi vivo. E non è una cosa strana o rara, purtroppo è una cosa abbastanza diffusa. Cioè, a livello spesso inconscio, a volte preconscio, cioè che lo so e non lo voglio vedere, io mi attacco alla mia sofferenza, perché dà senso alla vita. Quante volte ho sentito questa frase, chi sarei io senza questi problemi? Cioè, il soffrire, il dolore, diventa la mia identità. Io sono una persona che purtroppo è destinata a soffrire. Se tu provi a tirarmi fuori da quella sofferenza, la parte razionale dice sì, che bello, sì, aiutami, ma la parte razionale è questa. Tutto l'inconscio è questo, ok? E in questo mare c'è una parte che dice: lasciatemi stare nel mio ruolo perché è la mia vita. Io sono una vittima. Sono una vittima e non mi puoi tirare fuori. Allora, che fare c'è? Una modalità, non è la modalità. Puoi solo provocare la persona, che non vuol dire farla reagire male in questo caso, ma vuol dire inserire nel suo modo di vedere più che qualche certezza, qualche dubbio. Ricordatevi che il dubbio è come una bomba che esplode nell'inconscio. La certezza, l'inconscio con i sistemi di difesa in un attimo te li elimina. Cioè, no, io sono una vittima. Ma dai, fai così e gli offri la soluzione. Ti dirà: sì, è un'ottima soluzione, ma proprio non ce la faccio. E tu là a dargli altre soluzioni e te le escluderà uno per una. Se invece gli metti un dubbio come un virus in un computer, ok? E gli dici: ma non è che in qualche modo forse stai difendendo la tua sofferenza? Lì per lì reagirà, ma ci deve essere quella reazione, ti dirà: ecco, non mi capisci, secondo te io voglio soffrire. Però poi quella domanda girerà. E semmai un mese dopo, 10 giorni dopo, e questo mi succede. Ti dicono: sai che quella cosa mica difendi, no, non che credo di difenderla, però ho pensato un po', ho notato che mi piace stare nei problemi, o meglio, non mi piace, ma poi me li creo. E là hai aperto un dialogo, altro dubbio, altra domanda, e così fai trovare la sua strada. Se invece noi vogliamo dare soluzioni, è quello l'errore. Noi pensiamo che aiutare le persone sia dire cosa fare. Pensate che sulla pagina Facebook noi rispondiamo a tutti, tutti. Quando ci chiedono un consiglio, c'è una risposta automatica che dice: ciao, non ritengo di saper dare consigli, non ritengo che esista il buon consiglio. Perché noi siamo abituati alla sudditanza, cioè io non vado d'accordo con mio marito, Antonio, dimmi tu come fare. E io sì, in 3 passi ti spiego come aggiustare la tua coppia. Non funziona così, non siamo dei software. C'è una persona che arriva e ti propone tutti i suoi problemi, tu non sai perché senza lavoro, con dei figli, e tu a quel punto ti senti chiamato a trovare la soluzione, ti aggancia emotivamente, non vuoi farlo, non è una questione razionale, proprio senti quella cosa dentro che ti dice: oddio, devo aiutarlo. L'unico problema è che dimentichi come aiutarlo. E quindi fai il peggio che puoi fare. Lui continua a dire: no, ma io non ce la farò mai, e tu: ma dai, che ce la fai, pacca sulla spalla. Cerchi di incoraggiarlo. Più tu cerchi di dargli coraggio, più lui ti succhia energia, perché ti dice: no, 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 non è possibile. E tu stai là che torni a casa, vero questo, e ti scervelli la sera invece di pensare a qualcosa di tuo per quella persona. Quindi
pensando e sperando soprattutto che quello sia un gesto d'altruismo, d'amore. Invece quello è un aggancio emotivo ed è come una falla energetica, cioè quello ti sta succhiando energia vitale, ok? E stai là a disperarti, poi lo chiami e ci senti, ma io ci ho pensato, ho uno zio che forse ti può offrire un lavoro, però dovresti spostarti a 30 km da casa. Ma 30 km senza macchina, guarda, tu non sai che vuol dire. E tu là resisti ancora e dici, hai ragione, ma risolviamo pure per la macchina, e cerchi la macchina da dargli e stai là a cercare di salvare questa povera vittima. In realtà non vedi che è un gioco, che più tu cerchi di salvarlo e più lui si rafforza nella lamentela e nel vittimismo. A quel punto una cosa che si può fare è proprio una mossa strategica, cioè lui ti dice no, ma nel mio caso non c'è niente da fare, perché si aspetta la contromossa, ma no, abbiamo tanto da fare, ora mi impegno anch'io, chiamo tutti i miei amici, risolveremo. No, per me non c'è proprio niente da fare. Là dovete coerentemente, per aiutarlo, saper dire, mi sa che hai ragione, nel tuo caso non c'è proprio niente da fare. E sembra questo abbandonarlo, in realtà quello è provocarlo alla vita, cioè dirgli non ci sto a reggere l'altro ruolo. Sapete che succede? Roberto ha detto che l'ha provato, io l'ho provato centinaia di volte, c'è addirittura una persona che conosco con cui abbiamo fatto tante risate, la cui mamma diceva ogni volta che lei si allontanava per due giorni per vivere poco la sua vita, diceva mi puoi lasciare, vero questo fatto, mi puoi lasciare per favore il vestito perché se muoio in questi due giorni. E lei per anni ha avuto questo senso di colpa, finché ora sapete che fa? Dice mamma allora te ne lascio due, l'importante è di scegli prima se ce la fai, se no sceglierà poi chi ti deve vestire. Vedi che già è tutto a posto, qui c'è il numero delle pompe funebri, quindi è tutto organizzato. E che cosa succede in questi casi? Che l'altra persona, la vittima, che non è vittima lei, si veste da vittima, ha quel ruolo, investe quel ruolo finché tu fai il salvatore, si attiva. Perché c'è una legge in natura, noi ci attiviamo quando c'è bisogno delle risorse. Quando diciamo no, ma non mi va di correre, ve lo dico sempre, vedete un cane molto inferocito che sta a 10 metri e corre verso di voi e la stanchezza vi passa, correte in automatico. Ognuno tira fuori le risorse quando viene messo in grado di fare, in grado. Quando noi cerchiamo di salvare qualcuno, gli togliamo la possibilità di farlo, quindi con le migliori intenzioni otteniamo i peggiori risultati.